Sempre più spesso sentiamo parlare di connessione 2,5 gigabit, 5 gigabit, 10 gigabit, ma tutte le volte che ne parliamo riceviamo commenti su quanto sia inutile tutta questa velocità se pensiamo che le nostre connessioni ADSL o fibra siano stentino ad arrivare a 1 gigabit nelle città metropolitane come Milano, Roma, Bologna, mentre in paesini medio-piccoli come l'80% dei paesi dell'Italia stenta ad arrivare addirittura a 200 megabit. Oggi cercheremo di mostrarvi alcuni esempi pratici di come una connessione a 2,5 gigabit sia diventata accessibile a tutti e al contempo stesso utile nella vita quotidiana. Benvenuti nel canale di Stream Hardware, io sono Marco e oggi vi parleremo del nuovo QNAP TS253D, un NAS creato e studiato per i professionisti e per la casa, compatto all'esterno ma molto potente all'interno e ovviamente tra le sue peculiarità troviamo due porte LAN da 2,5 gigabit. Questo nuovo modello di QNAP appartiene alla famiglia dei TS-X53D e come i suoi fratelli maggiori ha la possibilità dello swap a caldo degli hard disk. In questo caso abbiamo due slit per gli hard disk. Ah, mi raccomando, se vi piace questo video non dimenticatevi di mettere un like e iscrivervi al nostro canale. Andiamo intanto a vedere cosa c'è all'interno della confezione. All'interno della confezione, a parte il nostro NAS, troviamo i classici accessori che troviamo in tutte le applicazioni QNAP, quindi abbiamo il manuale delle istruzioni, abbiamo due cavi LAN RJ45, un attacco RJ45 dovrebbero essere CAT6 e l'alimentatore. Il NAS, come vedete, è molto compatto, infatti ha dimensioni di 16,8 cm x 10,5 cm x 22,6 cm. Al proprio interno troviamo un processore Intel Celeron J4125, è un processore quad core con una frequenza base di 2 GHz e una frequenza di boost di 2,7 GHz. La nostra versione all'interno ha 4 GB di RAM, ma sono espandibili fino a 8. Il processore, essendo un Intel Celeron, è un processore con istruzioni a 64 bit, quindi sarà in grado di far girare tutte le applicazioni che possiamo trovare all'interno del pannello QTS. Il pannello QTS è il pannello proprietario di sistema operativo, diciamo proprietario di QNAP, che viene installato all'interno di tutti i NAS del brand QNAP. A fianco dell'Intel Celeron troviamo anche un chip per la crittografia dei dati e una scheda video, una Intel Graphics 600, che sarà in grado di farci streamare, di far visualizzare senza problemi i flussi video a 4K fino a 60 frame per secondo. Il tutto è raffreddato da una ventola da 70 mm di diametro, abbastanza rumorosa quando il NAS va a pieno carico. Comunque sia, nella maggior parte dei casi è inudibile. Passando alla connettività, come vi avevo già accennato prima, questo NAS ha due porte da 2,5 gigabit di velocità. Non manca ovviamente la possibilità di espansione ancora di più di questo NAS, infatti andando a togliere il coperchio e rimuovendo le due viti posteriori avremo accesso alla parte interna del NAS, in cui troveremo appunto una porta di espansione PCI Express che si può già notare dallo slot posteriore, per cui potremo andare a installare una scheda di rete 5 gigabit o 10 gigabit, una scheda di rete wifi per poter utilizzare questo QNAP ad esempio come un access point, oppure potremmo andare a installare una scheda di espansione per le memorie NVMe per rendere ancora più veloce e scattante questo già prestante QNAP. Oggi comunque non vi andremo a descrivere in dettaglio tutte le caratteristiche del sistema operativo di QNAP, il QTS, anche perché ne abbiamo già parlato abbondantemente nel precedente video e nel precedente articolo del suo fratellino minore, il TS251D. Vi lascio comunque sia tu il link qua sotto, potete andare a leggere quando volete, potete andare a rivedere il video del precedente QNAP. Era addirittura il 2002 quando ci fu un articolo di uno dei più famosi giornali internazionali per quanto riguarda l'informatica, che parlava della capacità e delle possibilità di espansione delle reti a 1 gigabit, di quanto fosse conveniente per le aziende, per i piccoli uffici, ma anche in linea teorica, anche nelle nostre abitazioni, di quanto fosse appunto conveniente passare ad una linea a 1 gigabit. Dal 2002 ad oggi ci sono stati enormi passi avanti per quanto riguarda le potenze dei processori, delle schede madre, schede video, RAM, mentre invece per le connessioni Ethernet praticamente siamo rimasti invariati.
dal 2002 stiamo andando avanti con un gigabit verso in tutti i nostri computer. Addirittura prendiamo il caso, qua abbiamo montato un computer con un Asus RV550M, ultima arrivata della serie AMD, con un Ryzen 3900 XT sopra, 8 GB di RAM DDR4-3000, una scheda video della Asus, e anche in questo caso qua abbiamo sempre una connessione a 1 gigabit. Quindi vediamo per esempio cosa vuol dire avere una connessione a 1 gigabit. Facciamo il caso in cui io abbia su questo NAS la mia libreria dei giochi che non voglio mantenere sul computer, perché sul computer ad esempio ho un VMI da 250 GB o 500 GB, comunque sia un disk molto veloce ma non tantissimo capiente, e quindi voglio mantenere la mia libreria dei giochi sul NAS per poter usufruirne quando più ne ho bisogno, nel momento che ne ho bisogno. Quindi vediamo questo caso, andiamo a un file da 6 GB, lo andiamo a trasferire sul nostro computer e vedremo una velocità costante intorno ai 100 MB al secondo. Questa velocità è la velocità massima che può raggiungere la connessione a 1 gigabit, passando attraverso il nostro router di casa, che ormai sono tutti a 1 gigabit, oppure anche a una connessione diretta, come potremo fare grazie alla doppia porta di questo QNAP. Ma caso massimo, nel senso, vogliamo, prendiamo anche un file più piccolo, un gioco da 1,6 GB, andiamo a trasferire. Comunque sia il suo tempo. Ora, per esempio, ho fatto l'esempio di una cartella di dati, quindi dei giochi o dei programmi che ho bisogno di installare al momento, o dei grossi file che voglio trasportare al momento. Ma prendiamo il caso, ad esempio, di questo shooting fotografico, oppure di un ritorno da una vacanza, e ho centinaia di foto da ormai 10 MB l'una, 20, 30, se ho scatto RAW addirittura anche molto di più, che voglio mantenere sul NAS e voglio scaricarne per poterle lavorare, editare, quindi la velocità è ancora più ridotta. Scarichiamo una cartella foto, come vedete siamo intorno a una velocità che varia tra gli 80 e 100 MB al secondo, a seconda appunto di quanti file ci sono all'interno, di quanti piccoli e quanto grandi sono i file, del numero di file proprio. Comunque siamo sempre con una velocità che viaggia tra i 90 e 100, tra gli 80 e 100 MB al secondo. Ora, perché dovremmo aspettare tutto questo tempo? Se in ogni caso, ora noi abbiamo acquistato questa scheda di rete, una scheda di rete su Amazon, l'abbiamo comprata a 30 euro, una scheda di rete a 2,5 GB con espansione per una porta PCI Express, una scheda che abbiamo installato sul computer senza fare nessun tipo di modifiche, senza fare nessun tipo di installazione di driver o quant'altro, semplicemente messa e funzionante. Andiamo ora a collegare la nostra scheda direttamente sul nostro NAS per sfruttare al massimo questa connessione e questa velocità. Andiamo ora a trasferire l'altro, il nostro file da 1,6 GB. Ok, certamente siamo a una connessione di una velocità di più di 200 MB al secondo, costantemente intorno a 210 220 200, con picchi da 250. Prendiamo ora, ritorniamo alla nostra cartella di foto che vogliamo scaricare. Decisamente molto più veloce. Quasi quasi me la tengo questa schedina di rete per 30 euro, non è mica male. Molti di voi, molto ovviamente, si stanno chiedendo cos'è che dobbiamo sostituire in casa, in ufficio, per poter avere questa velocità, questa connessione da 5 gigabit. Bene, il bello di questa connessione è che ci basteranno, non dovremo sicuramente sostituire i nostri cavi di rete che avremo passanti all'interno dei nostri muri, nei nostri carcarozzi, all'interno delle nostre pareti, perché bastano dei classici cavi categoria 5E,
che sono i cavi che troviamo, i cavi più comuni che troviamo ormai da tutte le parti, quindi già con, non dobbiamo fare nessun tipo di opera di sostituzione dei cavi. Schede di rete su computer sono delle schede di rete veramente accessibili, appunto una scheda da 2,5 gigabit ora la troviamo su Amazon a 30 euro, su eBay molto meno, la troviamo ancora di meno. Comunque diciamo che il lato economico è finito qua. Nel caso di un ufficio comunque sia come il nostro, con tanti con tante connessioni, con tanti computer, per esempio dovremo andare ad acquistare un router che potrebbe essere come il nuovo QNAP QSW3081C, che non ha, che è un router da 1 gigabit con la possibilità di, con una porta multi-G. Una porta multi-G che è una porta che ci permette di collegare un device da 2,5 gigabit, 5 gigabit o 10 gigabit e ci permette di sfruttare questa sua velocità massima per essere condivisa in tutti gli altri computer. Facciamo un esempio, il nostro ufficio. Abbiamo 5 computer collegati costantemente a un NAS. Il NAS ha una capacità di 2,5 gigabit. Se io utilizzassi contemporaneamente questo NAS con tutti e 5 computer, la mia connessione a 1 gigabit sarebbe divisa per 5 computer. Nel caso invece di un router con connessione multi-gig, quindi che mi permetta di sfruttare al massimo la mia connessione a 2,5 gigabit del QNAP, io potrei collegare questo, una porta di questo QNAP sul mio router a 10 gigabit in modo tale da poter sfruttare al massimo questa connessione a 2,5 gigabit e quindi nel caso in cui dovessi sfruttare il NAS contemporaneamente su 5 computer non avrei più un solo gigabit a disposizione ma avrei la banda di 2,5 gigabit a disposizione. E molto meglio, un'altra soluzione ancora più interessante che potremmo andare a usare è: cosa ce ne facciamo appunto di queste due porte sul NAS? Caso pratico, io ho il mio router da 10 gigabit in cui andrò a collegare il mio NAS. Allora, andiamo a staccare un po' di cavi che ce ne sono troppi per la via. Allora, quindi cavo classico CAT5E lo andiamo a collegare sulla porta multi-G del router. L'altra porta del mio primo NAS lo andremo a collegare alla seconda, alla prima porta del mio secondo NAS. Ora intanto, come, perché due NAS? Nel caso in cui non volessimo andare ad acquistare un NAS molto più grande, più costoso, potremmo utilizzare due NAS, uno in serie all'altro. Quindi ad esempio su questo NAS noi abbiamo installato due hard disk da 2 TB della Western Digital in RAID 1 per sfruttare al massimo la velocità di scrittura e di lettura dei nostri due hard disk. Ovviamente non avremo nessun tipo di protezione dei dati perché con un failure di un hard disk avremo la rottura di tutto quanto il sistema RAID, quindi avremo la perdita totale di dati. E non è una cosa bella su un NAS che è teoricamente fatto per avere la salvaguardia dei nostri dati. Quindi andiamo a installare un altro NAS che bello, questa qua è una delle cose più belle che ci possa essere. Due hard disk da 14 TB l'uno. Abbiamo un VD Red e nell'altro pacchetto abbiamo un VD Red Pro. Quindi l'installazione, come vi avevo già mostrato nell'altro video, è veramente semplice. Basta togliere queste due slitte, andare ad installare il nostro hard disk e andare a riposizionare le due slitte. L'idea appunto è quella di installare due hard disk da 2 TB in RAID 0 per poter sfruttare al massimo la velocità di lettura e scrittura del cluster di questi nostri due hard disk e di utilizzarlo come nell'utilizzo quotidiano tutti i giorni. Mentre
secondo NAS con due hard disk da 14 TB l'uno, lo andremo a installare in RAID 1. In questo modo i due hard disk lavoreranno in parallelo, quindi se avremo un danneggiamento di un hard disk avremo sempre il secondo hard disk in funzione, e tra le altre cose abbiamo sempre la possibilità di sostituzione a caldo di uno dei due hard disk, e questo secondo NAS andrà a fare un backup ogni notte del nostro primo NAS. Con una connessione diretta a 2,5 gigabit ci permetterà di tornare in ufficio o comunque sia essere pronti la mattina seguente per lavorare sul nostro primo NAS, essendo sicuri che tutti i nostri dati siano stati backupati in maniera veloce ed affidabile all'interno del primo NAS. Il QTS, sistema QTS di QNAP è un sistema molto interessante. Cerchiamo di mostrarvi qualcosina. Andiamo ora a mostrarvi un esempio pratico di come potremo andare a configurare i due QNAP in modo tale che il primo sia da utilizzo giornaliero o nelle applicazioni dell'ufficio o di casa per qualsiasi altra cosa, e il secondo invece sia configurato in modo tale che esegua dei backup automatici giornalieri del primo NAS. Andiamo a cliccare su archiviazione snapshot, servizio snapshot replica, crea un processo di replica. Questo è il nostro attuale NAS con l'attività a cui vogliamo dare il nome. Avanti, andiamo a fare cliccare su rileva per andare a cercare l'altro NAS che è collegato in modalità diretta. Inseriamo la password di amministrazione del secondo NAS, clicchiamo su test per verificare che sia tutto quanto ok, operazione riuscita, andiamo avanti, andremo a fare la replica in questo volume che abbiamo lasciato dedicato a questa tipologia di attività. Avanti, avviamo un processo di replica in base ad una pianificazione oppure dopo l'acquisizione di un snapshot locale oppure altre tipologie. Noi lo vogliamo fare giornalmente, una volta al giorno, che parte a mezzanotte. Avanti, possiamo comprimere la trasmissione, crittografare la trasmissione o bloccare una trasmissione massima, quindi a noi non ci interessa altro. Dati da trasferire. Avanti, esegue immediatamente il backup perché era la prima, ultimata. In questo modo siamo andati a creare la nostra programmazione. Il sistema QTS ha anche a disposizione molte altre funzionalità molto interessanti, quali ad esempio la possibilità di montare servizi cloud tramite l'applicazione FileStation, mentre più attuale è Hybrid Mount, un'applicazione che ci permette di creare un gateway fra gli spazi cloud e i dischi locali. Dovremo ovviamente andare a lasciare dello spazio dedicato alla cache per i nostri servizi cloud all'interno del nostro NAS, però questo ci permetterà di lavorare in locale sui servizi cloud, quindi con tutta la velocità che ci può essere con un computer connesso tramite una connessione diretta con il nostro QNAP. Di recente QNAP inoltre ha rilasciato una nuova applicazione che si chiama BoxSafe, che ci permette di andare ad eseguire backup dei servizi di Google G Suite e Microsoft 365. Infine, come ultima applicazione rilasciata da QNAP, abbiamo l'Hybrid Backup Sync 3. Questa app è capace di gestire i backup dei nostri QNAP sui servizi cloud, andando ad utilizzare degli algoritmi di deduplicazione dei dati. In questo modo andremo quindi a velocizzare i nostri servizi di backup, nonché a risparmiare soldini. Siamo partiti da molto lontano, addirittura a un certo punto siamo arrivati a parlare del 2002, ma il nostro obiettivo appunto era quello di mostrarvi le capacità di questo ITS-253D, di mostrarvi come la connessione a 2,5 gigabit sia diventata alla portata di tutti. Ovviamente se volessimo fare uno step successivo dovremmo andare ad acquistare appunto anche uno switch di rete da 2,5 gigabit o multigig, che attualmente hanno ancora dei prezzi un pochino elevati, ma comunque sia un investimento di 300-400 euro per tutto l'ufficio in modo tale da riportare una connessione molto più veloce ci permetterà di accorciare molto anche i tempi di lavoro, di conseguenza potremo anche andare a lavorare molto di più e quindi a guadagnare di più. In descrizione troverete anche link per l'articolo sul nostro portale, dove troverete tutta la descrizione più dettagliata e le caratteristiche tecniche di questo TS253D. Ringraziamo QNAP per averci messo a disposizione tutto questo materiale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!